他不会。Quando che hai nato tu salli, Sciago, poi... Fai che sei solo, ma... Caffè! Caffè! Tu, guarda! Thank you.
Κάμιν, αμέρι, κάμιν, κάμιν. Αμέρι, αμέρι. Κάμιν, κάμιν. Πες μου εδώ, κάπου, 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 κάπου. Πάντα τι καμίνα εδώ. Καμίνα. Sì, la dopo. Purtroppo già ci va. Gracias.
facciamo. Questo è già fritto. Comunque la media l'ho fatta, non c'è. Ma è un trappo russo, che tu sei già lontano, c'è? Ma non mi l'hai visto, murate per dire. Thank you.
Grazie.
Voluta nell'anno 81 dall'amministrazione comunale dai San Paolo. Voluta nell'anno 81 migliorando ed arricchendosi sia di concorrente che di premi. Infatti quest'anno abbiamo registrato la presenza di 332 concorrenti e circa 30-35 premi. L'anno scorso si è arricchito della collaterale concorso fotografico che tanto successo ebbe e che idealmente lega questo avvenimento dell'inizio dell'estate con la festa dell'emigrante programmata per la fine dell'estate prossima. Dicevo e devo ribadire che è una manifestazione voluta e patrocinata dall'amministrazione comunale per consentire a tutta la popolazione di trascorrere una giornata di tranquillità, di serenità in un incontro di gran parte dei cittadini di Piana e di Villa Santa Croce. Altro importante scopo era quello di far conoscere queste zone, di cercare di valorizzare questa frazione meritevole di tanto sia per la amenità dei luoghi sia per l'ospitalità dei suoi abitanti. Per l'amministrazione che negli anni a venire ad accoglierci non sarà solo questa piazzetta delle chiacchiere, ma un adeguato impianto sportivo necessario per questa popolazione. Struttura che peraltro consentirà di potenziare l'intera manifestazione. Quest'anno la preparazione è stata un poco di manifestazione, possiamo assicurarvi che forte di questa esperienza la Commissione Sport e Tempo Libero adotterà per il futuro altre misure al fine da svincolare la manifestazione da qualsiasi strumentalizzazione e da renderla autonoma ed economicamente autosufficiente. Chi non vuole collaborare o chi collabora solo per interessi o convenienze personali o di gruppi dimostra di non avere capito niente di quello che volevamo raggiungere, promuovendo questo tipo di manifestazione del clima di pace e di unione che volevamo instaurare. A questo dobbiamo dire che o cambiano opinioni e collaborano senza alcun patto e condizioni, oppure faranno bene a tirarsi volontariamente da parte. Possiamo e dobbiamo avvalerci della collaborazione di quanti, e vi assicuro che ce ne sono tantissimi che la offrono con entusiasmo ed in modo disinteressato. Scusatemi per queste doverose precisazioni, ma andavano fatte tempestivamente.
se si vuole salvaguardare anche per il futuro questa simpatica manifestazione che abbiamo voluto e che intendiamo rinnovare. A questo punto sento il dovere di ringraziare tutti quelli che hanno collaborato fianco a fianco fin dall'inizio alla preparazione e alla buona riuscita di questa marcialoca. Ringrazio coloro che hanno offerto targhe, coppe, generi vari e somme di denaro. Ringrazio in particolare modo la società Cirio, la Ferrarella di Riardo e la società Capitelli di Santa Maria Capuete, non tralasciando le altre aziende o società di Gaiazzo e zone limitrofe, per la ormai consueta disponibilità dimostrata nei nostri confronti e sicuri che tale si dimostrerà per gli anni a venire. Alza difficoltosa. L'augurio reciproco che ci facciamo è quello di vederci di nuovo ancora più numerosi l'anno venturo in un clima di rinnovata e leale amicizia e pace. Hanno offerto delle coppe, alcuni hanno detto stesso loro che volevano destinarla a determinate categorie di persone, quindi ci siamo trovati vincolati. Ci siamo trovati anche un poco sconcertati per alcune situazioni che si sono venute a creare. Noi non parliamo mai di squalificati, se si può fare in un duplice modo, accontentare sia gli uni che gli altri. Quindi noterete che in alcune categorie non abbiamo trovato i vincitori, perché non sono stati timbrati i cartellini, non hanno concluso la corsa, hanno rinunciato a correre e quindi in alcune categorie di età purtroppo non c'è alcun concorrente. Quindi questi premi è stato deciso di sorteggiarli fra tutti coloro che si sono iscritti, anche coloro che poi... Leggi tu, se lo capisci o se non stai chiamo uno alla volta, però... Benissimo, allora andiamo alla premiazione. Comunque abbiamo il primo arrivato uomo, De Marco Raffaele, con il numero 255. Il sindaco gentilmente sul palco. Questo, poi dopo te ne scelte. Questa coppa a De Marco Raffaele è stata offerta dalla ditta Gregorio Caruso. Secondo premio, il primo arrivato di Villa Santa Croce, Luongo Andrea, con il numero 62. Una coppa offerta... Chiamano poco l'assessore Caruso, Nicola, dove sta? Viene? Va bene, allora viene chi l'ha offerto? Angelo. Liberatore Angelo, la ditta Liberatore Angelo. No, va bene, poi per alcuni vediamo in altro modo. Un pensiero gentile da parte del vincitore di cambiare con un simpatico dono anche alla ditta. Poi abbiamo la prima donna arrivata, Giorgio Angela, con il numero 106. Bisognerà rivedere questa situazione. Passiamo al più anziano uomo. Il più anziano uomo è il signor... come per far? Fasci Giuseppe con il numero 129. Una coppa offerta dal comune. Spostati un poco. Aiuto la
1902, quindi sono 83 anni. Passaretti Yolanda, che sta registrando. Poi abbiamo la donna più anziana, la signora Passaretti, Passaretti Yolanda, con il numero 104. Coppa del Comune. Non ci sta nessuno dei parenti? Lo so, non si è sentita bene, quindi ci sta Giovanni, viene qualche figlio, no? Se ci sta. Sì, ma lo chiamiamo subito. Ci sta Giovanni? Vieni. La ditta è pure la Coppa del Comune, anche la Coppa del Comune. Poi abbiamo al più piccolo concorrente. Al più piccolo concorrente autonomo, mi permetto ogni tanto di precisare, perché autonomo significa che perlomeno al 90% ha fatto la gara con le sue gambe e non sulle braccia della mamma o sulla carrozzella. Quindi... Ok, il piccolo Caputo Giuseppe del 1981 con il numero 69. Dove sta? Dove sta Giuseppe? Ci sta Caputo Giuseppe. E vabbè, allora... Fatelo correre. Allora torniamo alla donna più anziana, alla prima donna arrivata. Prima donna arrivata, chi è? Sì. Allora la prima donna arrivata è Cammarotto Lucia, numero 282, Cammarotto Lucia del 73, del 1973. Ci sta Cammarotto Lucia? Dove sta? Ah, eccola qua, vabbè. Alla coppa allora, che ci sta? No, no, è una coppa dei fratelli Caruso, alla prima donna arrivata. Ah, si sta qua, ecco qua, sì, è giusto. Sì, i fratelli Caruso ci sono, c'è qualcuno dei fratelli Caruso? Fra tanti fratelli Caruso, eccolo qua. Sì. La prima donna arrivata è quella ragazza lì, che sa voi che vuole arrivare, quella là, con i riccioline. Abituate nessuno, ce n'erano tre o quattro, ma purtroppo si sono ritirate tutte e quattro. Quindi la ditta la targa che è stata offerta dalla ditta Castaldo Francesco sarà sorteggiata fra questi bambine. Allora, il primo arrivato fra i cinque, vedete. Poi abbiamo il primo arrivato tra i 5 e i 10 anni maschi, Mastroianni Stefano del 75 con il numero 64. La targa è della ditta Caruso Nicola. Dove sta Nicola? Nicola al premiare. No, questa deve andare a quel ragazzo, ancora. Abbiamo la prima arrivata tra i 5 e i 10 anni donna, Cammarota Rosalia, del 76 con il numero 169. La targa è stata offerta dalla ditta Perretta Antonio. Perretta Antonio, dove sta? Perretta? È una targa, se... Ah,
Ci sta, Perretta Antonio, non ci sta. Ma sai, Perretta, non sto. Posso Caputo, pigliate che lei è caputo. Giuse! Anche questo offerto dalla ditta Castaldo. Poi andiamo al primo arrivato tra i 10 e i 15 anni maschi, D'Agostino Gabriele, del 73 con il numero 353. Coppa di Perrino Stefano. La coppa è stata offerta dalla ditta Perrino Stefano. Ci sta Perrino Stefano. Se Perrino è presente è pregato di venire a premiare sul palco. Un applauso. Poi abbiamo ancora primo arrivato tra i 10 e i 15 anni donna, Mastroianni Concetta, del 1970 con il numero 77, una targa offerta dalla ditta Caruso. Nicola. Sì, è richiesto. Nicola sul palco. Fra i 70 e gli 80 anni, come vi dicevo, c'erano diversi concorrenti, tre o quattro concorrenti, ma purtroppo tutti si sono ritirati, non hanno completato il percorso, hanno superato qualche controllo, motivi loro, quindi sarà un'altra coppa che sarà sorteggiata, perché in questa categoria d'età non c'era nessuno. Poi abbiamo il primo arrivato tra i 60 e i 70 anni, Valentino Paolina, del 19 con il numero 67, con una coppa offerta dai fratelli Mercaldi. Qualcuno dei fratelli sul palco, gentilmente. Poi abbiamo il primo arrivato tra i 50 e i 59 anni, di Monaco Giuseppe, con il numero 29 del 1933, con una coppa offerta dall'impresa Piscitelli. L'impresa sul palco. Ecco l'impresa. Arriva di Monaco. Poi abbiamo il primo arrivato tra i 40 e i 50 anni, Scarpati Salvatore, del 1945, con una coppa offerta dalla ditta Mastroianni Pasquale.
Se c'è Mastro Ianni è pregato di venire sul palco. Giorgio Angelo. E i 49 anni, Mastroianni Rosa con il numero 66 del 37.